Ehi, benvenuto a un nuovo video del canale Labirintando con Yana. Io sono sempre la vostra Yana di fiducia. Prima di tutto vi chiedo scusa per questa postazione che non è la solita, ma sono ancora in vacanze pasqualizie, quindi questa è la postazione. Non vi volevo lasciare a becco asciutto anche questa settimana, quindi ho deciso di fare un video anche in una postazione, diciamo, non solita. Vi volevo aggiornare prima di tutto in generale. Ho fatto un bel paio di live su vari canali che hanno riscontrato molta attenzione. Io sono davvero felice. C'è stato un arrivo di nuovi iscritti su questo canale. Mi rende molto felice, soprattutto la partecipazione. Ho ricevuto moltissime email, moltissimi contatti di persone davvero interessate che mi hanno dato spunti, che mi hanno chiesto cosa ne pensassi di determinati argomenti. Quindi vi ringrazio veramente tutti perché è stata veramente una cosa bellissima. Quindi grazie a questo penso che nelle settimane che verranno avrò anche modo di comunque rispondervi attraverso dei video più specifici sulle domande che mi avete fatto. Oggi volevo fare un video brevissimo dove commentavo due notizie di attualità. Non ho voluto fare i miei soliti video di simbolismo, dinamiche culturali, perché queste due notizie mi hanno particolarmente scioccata, come direbbe qualcuno. Avevo necessità, insomma, di dirvi cosa ne pensassi. Mi piacerebbe che nel video commentaste anche voi dicendomi cosa ne pensate. Parlo nello specifico della notizia del Dalai Lama che sta comunque spopolando in questi giorni. Poi anche la notizia della maestra di Oristano che è stata sospesa a causa di un'Ave Maria, così è stato diffuso nelle notizie mainstream. Volevo approfondirla insieme a voi, parlarne un po' meglio, dire insomma che cosa ne pensassi. Sigla e poi ci aggiorniamo. Eccoci dopo la sigla. Allora, oggi ripeto, un video veramente molto veloce, anche vista la location e visto che francamente non mi sento ancora benissimo, però volevo insomma parlare di questo argomento. La prima notizia è sicuramente questa del Dalai Lama. Quello che si è letto in giro sui social, comunque in giro sul web in linea generale, è il fatto che insomma il Dalai Lama in un incontro fatto in India con degli studenti avrebbe avuto degli atteggiamenti particolari con un bambino, un ragazzo indiano. Se si sono visti video, io vi consiglio di andare a cercarli perché comunque è meglio se vedete voi stessi con i vostri occhi, dove appunto il Dalai Lama avrebbe avuto questi atteggiamenti particolari. Io francamente l'ho voluto cercare questo video e sinceramente mi ha lasciato molto perplessa. Mi ha lasciato molto perplessa perché la dinamica è stata questa: il bambino si è avvicinato e gli ha chiesto se poteva abbracciarlo. Il Dalai Lama gli ha chiesto di dargli un bacio, poi un altro bacio, poi l'ha baciato sulle labbra, ha tirato fuori la lingua e gli ha detto: succhiami la lingua. Di fatto gli ha detto così, si sente che lo dice, quindi non c'è molto, da questo punto di vista c'è un video che lo testimonia, quindi non è che c'è molto di strano. Ora, questa cosa mi ha lasciato un po' stranita, uno perché è un atteggiamento particolare da parte di un leader che va bene, va considerato anche l'aspetto culturale, l'aspetto religioso, però sicuramente è un atteggiamento molto particolare. Ma quello che più mi ha sconvolta di tutto è stato il fatto che comunque sia stato rimbalzato in questo modo così massivo in tutto il pianeta. Sapete bene che io dico sempre che davanti alle notizie bisogna sempre stare attenti, chiunque le rimbalzi, ci sono delle notizie che vanno comunque sempre verificate, bisogna stare sempre molto attenti alle date, ai contesti. Chi rimbalza, quando rimbalza e perché. Qua c'è stato un rimbalzo veramente molto massivo di tutta questa cosa. Adesso, in che modo possiamo analizzare quello che è successo? Si può analizzare soprattutto
secondo me, dal punto di vista geopolitico. Vi dico questo perché comunque c'è una questione tibetana in corso, ovviamente uno scontro tra Cina e Tibet, quindi questo secondo me è un aspetto molto importante da considerare, cioè il fatto che comunque ci sia qualcosa dietro questo aspetto. Ora io non so esattamente cosa ci sia, perché ovviamente se adesso andiamo a cercare Dalai Lama, andiamo a cercare la storia dei berretti gialli a cui appartiene il Dalai Lama, e quindi del buddismo tibetano nello specifico, tradizionalmente, è sommerso di questa roba che è successa in questi giorni, quindi è sommerso dal fatto che il Dalai Lama avrebbe chiesto a un bambino di succhiargli la lingua, non c'è altro in giro, quindi è molto difficile cercare di capire esattamente che passo lui abbia fatto prima che accadesse questa cosa. Il Dalai Lama si è scusato, se andiamo sui suoi canali social vediamo che chiede scusa perché non aveva intenzione di turbare, era un gioco, era uno scherzo, tutto lo staff si è premurato di dire che comunque non era una cosa fatta per il male, però di fatto questo è successo, quindi questo va considerato. Io vedo anche le reazioni sul web che sono comunque molto dure e crude. Quando parliamo di reazioni di utenze del mondo alternativo, vediamo che tutti lo attaccano appunto chiamandolo nel nome in cui si chiamano le persone che molestano i bambini, fondamentalmente, perché questa cosa è vista come una molestia e francamente non posso dargli tutti i torti. Ora, che questa molestia sia legata a un fantomatico sistema basato su questo tipo di abusi, è un altro paio di maniche. Io francamente non dico che non esista una struttura premeditata dove c'è un abuso seriale dell'infanzia, perché mi sono sempre lamentata di questa metodologia globalista, diciamo, della devianza dell'infanzia. Non c'è più un culto dell'infanzia come nelle tradizioni radicate, nelle culture radicate, dove l'infanzia rappresenta la continuità di un popolo, di una cultura e di una religione, di una sacralità, insomma. Quindi sicuramente non voglio negare questo aspetto, però voglio dire che bisogna comunque stare attenti, perché se effettivamente c'è una struttura di questo tipo abusante, diciamo traumatizzante dell'infanzia, che ha proprio lo scopo di deviare l'infanzia del pianeta Terra, allora il fatto che abbiano scelto questa persona come il Dalai Lama per essere un capro espiatorio la dice lunga, sta succedendo qualcosa, qualcosa sta cambiando, quindi chiedo di riportare attenzione a tutti questi aspetti e tutte queste dinamiche. Poi si è parlato anche del fatto che il mostrare la lingua sia comunque un segno di saluto tradizionale e culturale all'interno della tradizione tibetana, e lì sinceramente sì, ok, è verissima questa cosa, però non capisco perché gli abbia dovuto chiedere di succhiargli la lingua, cioè in tantissimi articoli è stata definita una gestualità disgustosa e francamente sono pienamente d'accordo. Non riesco a capire neanche da un punto di vista di una persona che fa parte, diciamo, di una cultura tradizionale radicata, il motivo per cui dovresti chiedere di farti succhiare la lingua. Non ha alcun senso questa cosa, cioè va bene la tradizionalità, continua a rimanere un atto disgustoso in ogni caso, cioè stai togliendo lo spazio vitale a un bambino, stai comunque entrando anche nel libero arbitrio del bambino, perché quando è un adulto che poi è anche un leader spirituale a chiedere determinate cose, il bambino si sente obbligato a cedere parte del suo libero arbitrio a persone di questo tipo. Quindi io non ci credo che un leader spirituale come il Dalai Lama non sapesse che cosa stava compiendo, al di là proprio del gesto, diciamo, abusante, che di fatto lo è, perché culturalmente può anche essere molto più labile il punto di vista culturale del rapporto con l'infanzia, però da un punto di vista invece spirituale della intromissione nel libero arbitrio di un bambino, io penso che il Dalai Lama lo sapesse benissimo, non voglio crederci che non lo sappia. Se il Dalai Lama non lo sa, siamo davanti a una struttura tradizionale e religiosa completamente deviata, cioè veramente allora il Dalai Lama è esattamente quello che si dice sul web, cioè un personaggio
fantoccio che non ha alcun appiglio di nessun tipo dal punto di vista spirituale, lì dobbiamo soltanto dare ragione a questo. Quindi io non capisco esattamente cosa gli sia venuto in mente a fare una cosa del genere, cioè sei una persona che ha avuto un momento di svarione, perché non lo so, magari le terapie che ha sovvenzionato, pubblicizzato, sponsorizzato negli ultimi tempi gli hanno dato alla testa, oppure semplicemente si è dimenticato di essere in pubblico, come molti hanno detto, oppure che cosa diavolo gli può essere venuto in mente a un 88enne a fare una cosa del genere? Io lo dico sempre, che il rapporto tra bambino e anziano in una fase di età così avanzata, diciamo, si basa poi sul gioco, e questo è verissimo, l'ho sempre detto, l'ho detto anche in live recentemente, però ci sono comunque dei limiti di consapevolezza che un bambino non ha e invece un anziano ha, quindi il gioco da parte dell'anziano rimane sempre molto consapevole. Quindi o c'è una demenza senile galoppante oppure non si capisce esattamente. Un altro aspetto è quello proprio dei legami tra il Dalai Lama, quindi tutta la sua struttura religiosa, e diciamo i capi del pianeta, quindi tutti coloro che noi, persone che abbiamo una visione alternativa dell'esistenza, continuano a indicare come i capi del pianeta in questo senso. Sicuramente è qualcosa di cui tener conto, quindi insomma cerchiamo di vedere nelle settimane successive quali saranno gli epiloghi, insomma in che modo riuscire ad analizzarlo col senno di poi. Adesso, infatti, riguardo questo argomento, io suggerisco a tutti di essere molto prudenti, cioè posso capire la manifestazione di pancia nei confronti di questa cosa che è palesemente disgustosa. Io sono d'accordo su questo aggettivo, disgustoso è qualcosa di veramente raccapricciante. Però contemporaneamente chiedo anche che, insomma, ci sia anche un approfondimento, uno studio, un'analisi su tutte queste dinamiche, perché ovviamente nascondono qualcosa di molto più profondo che dovremmo cercare di capire meglio, soprattutto dal punto di vista geopolitico, perché secondo me il fatto che sia successo in India non è un caso, il fatto che sia stata un'associazione a tutela dei bambini ad aver, insomma, aperto il vaso di Pandora non è un caso. Tutta la questione tibetana, gli ultimi avvenimenti post-pandemici, l'avvio di una presunta terza guerra mondiale. Insomma, ci sono molti elementi che vanno, secondo me, analizzati molto meglio. Io ho deciso di parlare di questo argomento un po' appunto per stimolarvi e stimolarmi alla ricerca più profonda di questi argomenti nel momento in cui ci sono notizie così clamorose, ma anche perché comunque era interessante capire quanto, diciamo, l'opinione pubblica e coloro che indirizzano l'opinione pubblica mantengano questo relativismo in base al personaggio, cioè se fosse stato qualunque altro personaggio aver fatto una cosa del genere sarebbe scoppiato un casino decisamente più grande, veramente molto più diciamo intenso da un punto di vista mediatico. Invece in tantissimi si sono prodigati a dire comunque che va contestualizzata, va analizzata meglio. Il gesto di per sé, secondo me, va condannato. È un gesto volgare, è un gesto schifoso, è un gesto materialista gretto, cioè dal punto di vista delle sensazioni è una sensorialità veramente molto bassa, quindi non è proprio avvicinabile all'esperienza con un infante, questo tipo di ragionamento, quindi francamente non vedo niente da giustificare. Piuttosto io vi dico di fare delle ricerche maggiori per comprendere quali possano essere le dinamiche per cui questo tipo di diciamo di gesto sia stato così massificato nella vergogna, è legato poi appunto a un gesto che viene considerato, non voglio dire la parola giusta, però viene considerato proprio come coloro che abusano dei bambini. Questo lo dico perché gli algoritmi di tutti i social o anche di tutti i siti web dei grandi giornali sta pompando in automatico articoli che parlano proprio di questo argomento, cioè di persone che sono state buscate a utilizzare materiale di quel tipo, persone che hanno compiuto abusi seriali su bambini nelle scuole. Se voi andate a vedere
all'interno dei siti notate che poi sotto l'algoritmo suggerisce determinati articoli. Quindi questo serve a far capire come stanno pompando affinché insomma, diciamo, l'opinione pubblica consideri la figura del Dalai Lama in quella chiave specifica. E questa è una cosa su cui dovremmo riflettere, secondo me, il perché in questo momento stanno decidendo di farci pensare a questa cosa. Secondo me è un aspetto molto importante. La seconda notizia invece che volevo commentare era quella della maestra di Oristano che è stata sospesa per un'Ave Maria, per aver fatto dire un'Ave Maria a un Padre Nostro ai bambini prima delle vacanze di Natale. Così sono le prime notizie che sono apparse. Poi ci sono state molte persone che sono intervenute a dire come la pensassero, eccetera, eccetera. Allora io da quello che ho visto, dalla ricostruzione che ho visto, che comunque non si tratta semplicemente di quell'Ave Maria, di quel Padre Nostro detto in quel contesto, ma una serie di atteggiamenti che comunque miravano a, insomma, a lenire quella che è la libertà di culto dei bambini e quindi in generale, diciamo, un tipo di didattica impostata nella dimensione del sacro cattolico romano. Quindi questa cosa ha fatto innervosire i genitori che hanno fatto varie segnalazioni e hanno portato alla fine a questa sospensione. Abbiamo visto che ci sono state proprio dei partiti presi ideologici su questa cosa, quindi non so, per esempio Christian Solinas, il presidente della regione Sarda, ha detto che era proprio un atto di scomunica a priori sul cattolicesimo, non so, ha seguito la via del suo mentore Salvini, e ha voluto portare avanti questa battaglia per salvaguardare questa professionista che sarebbe stata, diciamo, colpita come vittima sacrificale nei confronti di tutti coloro che difendono il cattolicesimo, ma in effetti non è proprio così, non è proprio così, nel senso che comunque non è stato solo per quel gesto specifico, ma per tutta una serie di gesti. Ora, molti articoli che ho letto dicono proprio questo. Allora, immaginiamoci se fosse stato un insegnante islamico, un insegnante buddista, o se fosse stato una persona che porta avanti l'ideologia gender, come avremmo reagito davanti a tutto questo? Adesso la domanda che io mi faccio è: sì, però in questo caso non è successo, cioè io so di molte persone che portano avanti un'ideologia gender a scuola e nessuno mi dice niente, a parte ovviamente i commenti generali dell'utenza alternativa, ma non è mai successo che qualcuno fosse sospeso perché portasse avanti un'ideologia gender, quindi non so, cioè, un po' di accanimento forse in un certo senso c'è. Ora, ovviamente la libertà di religione è qualcosa di molto importante, però possiamo vedere a 2 metri e 2 misure anche nei confronti, per esempio, del Dalai Lama. E molti davanti a un gesto del genere si sono prodigati a dire: guardate che quella cosa va contestualizzata, e invece davanti a questa donna che stava portando avanti semplicemente un culto che è tradizionale all'interno dello Stato nazionale italiano, non c'è stato questo tipo di supporto, anzi, tutti hanno tirato fuori i loro traumi infantili davanti a tutta questo tipo di atteggiamenti scolastici, diciamo. Io non lo so, francamente, vorrei capire molto meglio in che modo si sia comportata questa. Io non sono affatto d'accordo agli insegnanti che comunque tendono a inserire all'interno della loro didattica un'impostazione giudaico-cristiana così profonda, perché mettere comunque dei sentimenti all'interno di elementi prettamente razionali non porta altro che a confondere gli alunni, perché incominceranno a reagire di pancia piuttosto che in modo razionale. Quindi io non sono affatto d'accordo. Poi sulla sospensione penso che sia stato un provvedimento piuttosto drastico, cioè non ero d'accordo neanche alle sospensioni quando non per le persone che non avevano il Green Pass, quindi figuriamoci davanti a una cosa del genere. Io non sono affatto d'accordo, le cose vanno affrontate in un altro modo, non c'è bisogno di comportarsi in questo modo, secondo me, di avere una reazione così importante. Tra l'altro, la situazione
delle scuole in Sardegna è devastante, cioè gli insegnanti sono sottoposti a stress che non sono neanche facili da descrivere, perché comunque strutturalmente il servizio scolastico è veramente gravato di mille oneri, veramente pochissimi onori. Siamo in una situazione veramente devastante: lo spopolamento, l'abbandono scolastico, ci sono veramente tantissime situazioni. Quindi io penso che piuttosto che farne dei casi mediatici, diciamo, utilizzare questi provvedimenti così forti davanti a situazioni di questo tipo, sarebbe meglio il dialogo, comunque trovare una soluzione senza bisogno di utilizzare capri espiatori per parteggiare per una ideologia piuttosto che un'altra. Ecco, io ci tenevo comunque oggi a darvi il mio punto di vista su queste due notizie. Ce ne sarebbero veramente anche tante altre di notizie che mi hanno lasciato un po' perplessa, però ecco, queste due notizie da un punto di vista religioso, ho cercato di analizzarle, ho cercato di portarvi quello che era la mia analisi. Io vorrei sapere cosa ne pensate voi, quindi mi piacerebbe che commentaste, che mi mandaste mail, messaggi, fate quello che volete, però mi interessa sapere cosa ne pensate. Vi chiedo anche il favore di continuare a condividere i miei contenuti, di aiutarmi a crescere, perché comunque io il lavoro che sto facendo lo sto facendo con grande dedizione, con grande fatica, però anche con grande entusiasmo, perché è veramente molto bello condividere con voi tutto il lavoro che faccio quotidianamente, insomma. Quindi vi ringrazio moltissimo, vi chiedo veramente supporto, quindi commentate, condividete, cercate di aiutarmi a far crescere il canale, perché ne ho bisogno anch'io, insomma, per riuscire ad avere maggiori possibilità anche dal punto di vista tecnico all'interno di YouTube. Nel momento in cui il canale cresce, io posso fare molte più cose, molte più possibilità. Quindi vi ringrazio davvero, conto sul vostro aiuto. Un abbraccio, grazie di tutto, Asibi. In buono.